Non si può parlare, voler sostenere l'autonomia differenziata e poi con un decreto legge togliere quel poco di autonomia che c'era in capo alle regioni. Qualcuno dice, che questo è fatto per favorire la parità di accesso. Ve lo dice un umile e modesto conoscitore della materia elettorale. Chi conosce la materia elettorale sa che in collegi che hanno a disposizione un numero di candidature che vanno dai 2 ai 7, quindi piuttosto piccole, la preferenza di genere, la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile, perché normalmente il maschio è maggiormente infedele del sesso femminile, per cui accanto a una candidatura maschile c'è la concludo Presidente, non interverrò più. Credo si avventurava. Il maschio solitamente si accoppia con 4-5 rappresentanti del gentilsesso, per cui cosa che la donna solitamente non fa. Il risultato è che il maschio si porta i voti di 4-5 signore e le signore si ripartiscono. La ringrazio. E non vengono elette. Presidente, concludo. Grazie, due minuti oltre. Concludo con un appello e poi mi taccio. Se uno aumenta la platea dell'elettorato passivo, riduce, frammentando l'espressione delle preferenze, la possibilità che la donna venga eletta. Grazie. Donne si mettono in lista come abbiamo fatto noi in Umbria eleggendo una donna, così come abbiamo fatto un presidente della Camera donna, un presidente del Senato, e in Toscana candidiamo viva Dio una donna. Grazie Presidente. Grazie. Tanti.